Ciao ragazzi, vi recensisco un giochino che praticamente amanti di tecnologia ha snobbato dai suoi miriadi di recensioni che ha fatto. Sì, il gioco è Pinball Arcade, un bel simulatore flipper. Un'applicazione per Android, iOS, Macintosh, ma anche PC. Poi vi farò dare il link per votare per averlo anche su PC tramite Steam. Allora, praticamente è un gioco che sul market è gratuito, però c'è l'inghippo, però ne vale la pena. Praticamente la versione gratuita permette di giocare con i tavoli a un tempo limitato. Su iOS è a pagamento e c'è solo il tavolo Arabian Nights completo. E in tutti e per tutte le versioni, quando scarichi la versione free, solo un tavolo al mese, marchiato in questa zona qui più o meno con la voce free, permette di giocare senza limiti. È un bel simulatore di flipper, composto da 14, 16, circa 16 flipper. Non li ho contati, però sono 7 pacchetti aggiuntivi, oltre a quello base, che si scarica con gli aggiornamenti man mano. Praticamente, questa è la schermata in orizzontale, l'ho fatto per praticità di visualizzazione con la videocamera, però l'ideale è in verticale. Praticamente, appena avviata l'applicazione, permette di scegliere diversi flipper scorrendo semplicemente il dito, e ogni flipper, che deve essere scaricato almeno una volta, dà una piccola anteprima con una musica di sottofondo, e poi si può scegliere il flipper. Ecco quello che vi dicevo, questo marchio qui. Il marchio qui indica che questo tavolo è libero per un mese fino al prossimo aggiornamento, cioè tu puoi giocare fino a fare i record, eccetera. Invece gli altri, i record si fermano. Al primo record da chiedere di acquistare il tavolo. Praticamente scorrendo man mano, vedete, ci sono tavoli vecchi, nuovi, un po' meno vecchi, un po' più nuovi. Però è una bella simulazione. Questo che è partito sono tutti i record che ci sono online, le classifiche. Attenzione qua, esci qua, non è un esci dal gioco, bisogna usare il pulsante indietro di Android o il pulsantone di iPhone. Ti fa uscire dalla tabella dei record su Facebook. Così puoi magari sincronizzarti, fare le sfide con gli amici, eccetera. E un errore che c'è stato fatto qua anche è seleziona, non è seleziona, seleziona il tavolo, ma una selezione di configurazioni. Qui non si vede, per credo un bug grafico o che cosa, c'è anche la voce. Chi ci altegra può aumentare la qualità grafica ad alta, anche se la normale è bella lo stesso. Abilitare l'audio, riconoscimenti, i comandi sono tutti touch. Come vedete, adesso vi scelgo, vedete, Flipper dell'81, Theater of Magic, Pinball, ecco qua, questo è il mio preferito, e ci faccio anche i record. Premi start, si senti una voce caratteristica del flipper. O rumori, se non hanno voce, tendi i tempi. Fa vedere una piccola carrellata sul tavolo, sentendo in sottofondo la voce, la musica, scusate. Nel menu flipper si può vedere le istruzioni, i record, gli extra, selezionarlo. Ecco, gli extra è carina, fa vedere una piccola storia del flipper, quante ne unità ne ho vendute, chi era autore, eccetera. E poi l'opuscolo fa vedere praticamente l'opuscolo pubblicitario per ogni flipper.
ognuno c'è questo opuscolo qua. Configurazione, l'unica cosa di configurazione è che puoi scegliere il numero di giocatori, ma se si gioca da soli. Poi le classifiche, che si connette online, in questo caso per Bride of Pimbot, ti dice Reco, e dovete battere questi campioncini qua. Appena si preme start, il gioco parte. Si può selezionare la visuale, mettere in pausa. Qui c'è la piccola anteprima del display di gioco, come un flipper normale. Tiri giù il plunger, come lo chiamano in inglese, e poi si gioca. I suoni sono bellissimi. Consiglio di ascoltarselo in cuffia. Scusate, sono un po' emozionato. Praticamente riproduce tutte le animazioni del flipper. Adesso riesco a tutto il volume per sentire. Qui, questo è il menu di pausa. Qui si può scegliere la telecamera, accendo continuo, ecco qua, una bella caratteristica. Se si non magari un'azione concita, incasinata, diciamo. Praticamente da 3 secondi per poterti, magari metti in pausa, c'è qualcuno che ti parla, che cosa, puoi parlare. Mettendo in pausa, lui ti dà 3 secondi prima di partire, così almeno ti orienti un pochettino dove è la palla, eccetera. Si può cambiare la visuale. Queste sono due visuali, una del plunger, cioè del lanciatore, e poi le altre sono le viste del tavolo, che cambiano. Sì, è un po' difficile giocare con la telecamera. Si esce. Ogni flipper c'è il suo. Faccio vedere un altro, magari un po' più recente, che i giovani d'oggi preferiscono. Questo, ci sono anche dei vecchi flipper, magari dei classici, il primo che parla. Questo Monster Bash, che raccoglie tutti i cosi, che raccoglie tutti i mostri classici. Poi c'è Black Knight, uno dei primi flipper a più livelli. Opa. Questo è carino, questo volevo farvelo vedere, perché una caratteristica che non è male. Non ve lo faccio vedere in gioco, però ve lo faccio vedere così, nella carrellata. Anzi, visto che non perdiamo tempo, adesso, visto come... Questa caratteristica, ad esempio, c'è questo punto qua, che c'è l'ologramma della mostra della laguna blu, verde, vabbè, quel che è, laguna nera, che si muove in olografico, riprodotto perfettamente. Con musiche che sono bellissime. Come vedete, c'è il display giocatore che ha riprodotto tutte le voci. Scusate la mano. No, si può scegliere, ecco, il flipper, eccetera. Tutto buono, anche dalla Stern. Dalla Stern, dalla Bally, della Williams e dalla Gotelbild. Praticamente vengono riprodotti nei minimi particolari anche flipper degli anni 60 70. Sentite ancora quei suoni, ding 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 ding. Ecco, questo è un giochino carino che consiglio a chi ha giocato almeno una volta ai flipper al bar.
Allora, riassumendo, su Android è gratuito e paghi i tavoli uno o due alla volta. Conviene prendere due alla volta, che costano meno 5 euro circa. Su iOS, perché l'ho visto sull'iPad di mio fratello, è a pagamento, però acquistando il programma acquistate anche il tavolo Arabian Nights più eventualmente il flipper, quello gratuito, come in questo caso. Ogni mese cambia. C'è stato solo una volta che c'è stato un disguido sull'aggiornamento iOS, allora è rimasto 2 mesi lo stesso flipper. Questo però, bene o male, ogni mese viene selezionato un flipper gratuito che si può girare, giocare fino alla nausea, diciamo. Beh, devo dire che questo è un bel giochino. Passa la serata. Chi non ha i soldi di spendere più di 1000 euro per un flipper, mi piacerebbe. Consiglio ovviamente magari di collegarlo alla TV e godersi il flipper, perché non è niente male la simulazione. E adesso vi saluto, ciao ragazzi, e alle mie prossime recensioni.